Roma. Mario Carotenuto si congeda dal suo pubblico e dall'addio al teatro interpretando il Burbero Benefico di Goldoni, in scena al Manzoni. Lunedì al Valle, prima dello spettacolo, Don Quixote, fragmentos de un discurso teatral di Maurizio Scaparro, che neanche regista, e Raffaele Azcona, con Josep Maria Flotaz e Juan Echanove. Al Nazionale proseguono le repliche de Il Mercante di Venezia di Shakespeare con Alberto Lionello ed Erika Blank, diretti da Luigi Squarzina. All'Orologio, Valentino Orfeo è l'Enrico IV di Pirandello, regia di Caterina Merlino. Il Teatro Gruppo presenta l'Euclide a braccia aperte di Franco Stano, regia di Vito Boffoli. Il Cielo altissimo e confuso di Enzo Siciliano è la proposta del Politecnico, interpretato e diretto da Giorgio Crisati. All'Elfo di Milano è tornato Le amare lacrime di Petra von Kant di Fassbinder con Ida Marinelli, uno spettacolo di Ferdinando Bruni ed Elio De Capitani. Martedì al Boldini di Ferrara prosegue la tournée degli artisti associati con Le straordinarie avventure del bel Gherardino, da un anonimo cantare del 300. Venerdì al Politeama Italia di Bisceglie, prima di Don Chisciotte di Mikhail Bulgakov da Cervantes, con l'interpretazione e la regia di Tonio Logoluso. Oggi e domani, al Bellini di Catania, ultime repliche per La Traviata di Verdi, con Nelly Miriciu e Antonio Barasorda. Sul podio Christian Badea, regia di Pat Almen. Con un concerto dell'Orchestra Rai di Torino, diretta da Ferdinand Leitner, è cominciato ieri il Bologna Festival Musica 92, I Grandi Interpreti. Prossimi appuntamenti, lunedì con il pianista Radu Lupu e venerdì con il violinista Salvatore Accardo. Giovedì alla Bocconi di Milano, concerto del pianista Orazio Maione. Liliana Cosi e Marinel Stefanescu sono martedì al Regio di Parma con Radici, balletto dello stesso Stefanescu su musiche di Liszt, Enescu e Scriabin. Alla Ponchielli di Cremona, Enzo Cosi mi presenta il suo nuovo balletto, Il pericolo della felicità, su musiche di Giacinto Scelsi.